Forse a me mi fa vomitare. Bentornati, seconda parte di Piazza Grande. Avete già visto nella prima parte quello che stiamo facendo. Stiamo facendo una serata diversa, una serata televisivamente importante, perché stiamo vendendo pezzi di vita dei nostri amici che sono venuti qui stasera, ma stiamo soprattutto facendo del bene per il calcio. Prima di tornare da Ilaria, che sta tenendo i nostri venditori veramente con la frusta, perché non è facile stargli dietro, perché sono delle storie che ti coinvolgono davvero, io torno immediatamente dal nostro Luca Caneschi, che è con il nostro campionissimo Paolo Rossi. Luca? Luca, mi senti? Ah, non vabbè. È che assaggia il vino. Allora, vabbè. Ascolta, mentre aspettiamo allora che Luca arrivi, fammi fare un altro ringraziamento rapido. Lo voglio fare al nostro Ivo Brocchi, che è stato l'ideatore di questo programma. Ivo Brocchi, per chi segue Teletruria, è un volto stranoto, un uomo di Teletruria. Quindi grazie Teletruria. Ivo, per aver pensato a questo programma e per aver pensato a noi nella conduzione. Vedo che Luca Caneschi, sì, tra un piatto e un altro, è arrivato. Ha fatto, per fortuna che Luca è molto alto, avendo le gambe molto lunghe, ha potuto fare uno scatto importante. Luca, siamo ancora da te. Sì, sì. Aspetta. Ma guarda, ecco. Chi si vede, Paolo. Sorpresa. Va meglio così, eh? Va meglio così. Ho fatto un ingresso, una sorpresa, una surprise. Allora, abbiamo stabilito il prezzo d'asta per i vini dell'azienda Poggio Cennina di Paolo Rossi. Tra l'altro, Paolo, tu dicevi, avete un campione del mondo già ad Arezzo, Francesco Graziani. Sì. Adesso però ne abbiamo due, perché l'azienda comunque nel comune di Bucine, ti possiamo considerare un po' un aretino? No, io certo, sono adottivo oramai, perché sono stato adottato qua, sono dal 2002, sono 16 anni che oramai vivo qua tra Bucine e Arezzo, quindi sì, io mi sento oramai completamente integrato qua, amo Arezzo e tutta la provincia di Arezzo, veramente c'è un territorio fantastico. Lo sai che io nell'agriturismo mio arrivano moltissimi stranieri e la tendenza è quella, perché conoscono molto Firenze ovviamente e Siena è più conosciuta. Io se posso li mando tutti ad Arezzo, perché è meno conosciuta, tutte le volte che tornano ad Arezzo mi ringraziano per ore, perché non sapevano quanto fosse carina, bella e accogliente Arezzo. Quindi Arezzo non ha, diciamo, la fortuna di essere così conosciuta come Firenze, ma rimane un posto straordinario, a me piace molto. Allora, mettiamo 100 euro di base d'asta per i nostri vini autografati. Io generalmente sui vini, un vino che costa più di 50 euro deve essere una cosa davvero straordinaria, ma siccome questa è una serata straordinaria fatta per una cosa straordinaria, diciamo che la si fa davvero col cuore, una cosa. C'è anche un autografo, che chi... straordinario. Questo è il valore aggiunto, cioè, importante. No, non è che il mio autografo deve valere 100 euro. No, lo sai che c'è nel periodo in cui abbiamo vinto il campionato del mondo, vi racconto questa subito velocemente. C'era un, diciamo, un mercatino degli autografi. C'era un mercatino degli autografi, il mio autografo valeva 10.000 lire all'epoca dell'80, me lo ricordo ancora, avevo superato quello di Garibaldi, che era un pochino meno apprezzato. È più difficile da reperire. È più difficile da reperire, esattamente. Comunque, questa è una cosa ovviamente che si fa per un'associazione che è importante, che conta molto, fa ricerca, insomma cerchiamo di aiutarla. Le bottiglie di vino, quindi partiamo, vengono 100 euro e questi 100 euro saranno davvero ben spesi. Allora, facciamo un'altra sorpresa, perché sì, stasera c'è qui con noi anche il presidente del calcio, di Giancarlo Sassoli, che... con l'occasione consegna anche a Paolo Rossi i simboli della cappellina. Il cappellino del Calcite, qui c'è il Pinocchio, le stelline, perché quest'anno sono 40 anni. E 40 anni. La nostra caratteristica, siamo partiti dai bambini, accompagnati ovviamente dai genitori, però i bambini scendono in piazza e vendono tutto quello che si trova nelle case, che è inutile e si rende utile. Bello, veramente siete fantastici, perché fate davvero una cosa con trasporto, con passione, con voglia, questo fa onore davvero. Sì, questo che queste cose, diciamo, mi fa piacere anche dirla, questa è un'associazione che nata nel 1978, sono 40 anni quest'anno, è un'associazione di volontariato puro, nessuno prende una lira, neanche di rimborso spese. Beh, insomma, il volontariato in Italia
per fortuna che abbiamo il volontariato, possiamo dirlo? Per fortuna, perché ci sono credo 3.000-4.000 associazioni di volontariato che tengono in piedi tante cose e fanno del bene a tanta gente. Bene, allora noi chiudiamo questo collegamento anche con questa consegna, poi con Paolo Rossi ovviamente parleremo un po' anche di attualità di calcio. Uno dei due conduttori, Matteo Giusti, è un grande juventino, vorrebbe sapere se c'era il rigore per il Real Madrid oppure no. Intanto questo possiamo dire. Mi sta guardando. Questo è un colpo basso, questo è un colpo basso, Luca, non me l'aspettavo. È un colpo basso, ma io, guarda, ho chiesto a 3 arbitri il giorno dopo il fattaccio, chiamiamolo così, e tutti e 3 mi hanno detto che anche loro avrebbero fischiato quel rigore, quindi c'erano gli estremi per fischiare. Poi si poteva anche non fischiare, ma però obiettivamente il rigore forse c'era. Allora, venga ancora allo studio. Grazie, e poi ci risentiamo ovviamente ancora da qui dal Parco Tempio. Grazie per questo pensiero che hai avuto per Matteo, me. Ti ho fatto contento. Molto contento. A fra poco, e grazie. Ancora non è finita. Mi immagino. Allora, 100 euro per le 2 bottiglie di vino prodotte da Paolo Rossi, quindi un vino di grandissima qualità, autografate dal campione del mondo nel 1982. Se non la compra nessuno, la compro io. Lo dichiaro subito stasera, prima che la puntata finisca. Allora, Ilaria, io mi butto in postazione. Bene. E torna a ricevere a le nostre telefonate. 0575 1828 175 il numero per mettervi in contatto con la nostra redazione e poi direttamente con Matteo Giusti. E ricominciamo il nostro giro, questa volta cercando di approfondire un po' l'argomento con i nostri ospiti e capire un po' meglio perché è importante cominciare a pensare di acquistare questi oggetti. Allora, Claudio Peruzzi, abbiamo detto prima una pietra Sì, che viene dalle nostre campagne di Arezzo, ecco, dalle Alpi di Poti, diciamo. Tra le righe prima ci hai detto una cosa importantissima. Io che a Paolo Rossi una cosa: se me lo fa lui l'autografo, io lo posso fare. Io i 200 euro li lascio a calci, non voglio niente. Questo è il primo scoop che abbiamo. Se Paolo Rossi lo comunichiamo anche al nostro Matteo Giusti. Ecco, volevo farti io un paio di domande. Perfetto. Allora, il nostro Claudio Peruzzi ci ha appena comunicato che le 200 euro eventualmente ricavate dalla vendita di questa pietra, e adesso approfondiremo anche la storia, le devolve totalmente al CACIT. Io quindi non faccio solo un applauso, Claudio, il 10% ma il totale veramente valore. Di cuore, veramente. Allora, di cuore. Ci stavi un po' raccontando, Claudio, che tu sei un grande appassionato di questo genere di cose. Cioè, giardino vicino a casa pieno di tutte le pietre che c'è in giro, raccolgo tutte. Da dove nasce questa tua passione? È una passione da bambino. Da bambino ti divertivi ad andare per i boschi e raccogliere tutte le cose strane. Tutte le cose strane. Allora, questa è una cosa molto affascinante, perché questa è una cosa troppo bella, naturale. Ecco, apprezzare quello che madre natura ha creato, ci ha lasciato, è importante, è un grande segno anche di rispetto. E non la roviniamo però, le scalpellarla, secondo me le Ma è già decorata così com'è? È così bella, giusto? Così. Bene. Allora, secondo il tuo parere, dato che tu sei un esperto, una cosa di questo tipo, un tavolo realizzato con una pietra così, dove potrebbe stare bene? In un giardino l'ideale, vicino al bordo di una piscina. Sarebbe uno spettacolo, secondo me. Ecco, anche perché il problema che abbiamo sempre nel giardino, che poi gli arredi che compriamo si rovinano, no? Sì, questa roba di plastica. Con questa siamo al sicuro. Ci metti, dai, su, siamo seri. Mi devi sapere un tavolo di plastica. Perché ecco, le telefonate stanno arrivando e ne siamo veramente lieti. Allora, io ora ti mando come inviata speciale dal signor Frosini per parlare del calesse, perché mi hanno chiesto questo calesse. Qual è la storia di questo calesse? Sono soprattutto interessati a sapere se è ancora utilizzabile. Ah, allora io ci vado subito e Claudio mi perdonerà se per un attimo lo abbandono, ma purtroppo vado subito da... Questa è una trasmissione viva e vivace, diciamo. Da Mauro Frosini, e cominciamo a dire anche che il signor Frosini è molto ben conosciuto per il suo mestiere di trombaio e quindi, insomma, è un uomo che dà una certa garanzia. Allora, Mauro, c'è qualcuno che è interessato a sapere qualcosa di più di questo calesse. Abbiamo detto un calesse degli anni 50. Questo è un calesse degli anni 50 che l'adoprava il dottore quando andava a visitare gli ammalati, la levatrice, il macellaio, questa gente, il fattore. Quindi non lo dobbiamo immaginare come un mezzo che usavano i contadini, che usavano le persone umili, era un mezzo per chi... I contadini adopravano il baroccio o che l'attaccavano alla cavalla o la miccia per venire a Arezzo a portare i cocomeri, portare gli animali.
Ecco, e invece questo era un mezzo di trasporto, come Mauro ci ha spiegato, per le persone un pochino più abbienti, diciamo. È logico, allora non c'era mica le vetture erano queste qui. Dopo ha detto che se questo qui è utilizzabile, questo qui basta attaccarci un cavallo davanti, che non ha problemi, ti può portare in capo al mondo. Qui... Ora, Mauro Frosini l'ho anche provato proprio con il cavallo, questo calesse? Sì, sì, questo io ho il cavallo, ce le posso anche attaccare, fargliene provare, non ci sono problemi di niente. Senti Mauro, ma una curiosità mia personale invece, questo calesse apparteneva alla tua famiglia o tu l'hai acquistato, comprato da qualcun altro? No, io sono sempre stato un appassionato per gli animali, no? Per i cavalli, per le micce. E compagnia bella, fin da ragazzino sono stato, sicché ce ne sono altri di questi calessi. Ora voi mi avete chiamato qui stasera per portare qualcosa, logicamente io sono del settore contadino e ho portato questo calesse. Te Ilaria mi hai detto che io di professione faccio il trombaio, ma dopo sai che io lavoro tanto per la beneficenza. E qui volevo arrivare, perché tanto, io sono venuto qui anche stasera perché una cosa per beneficenza, basta pensare che la festa di Ruscello in 26 anni ha donato oltre 1 miliardo delle vecchie lire, in tutto in beneficenza, 3 ambulanze stanno viaggiando per Arezzo, mi auguro che non ci sia bisogno. Il Sasso gli ha detto che nessuno piglia niente, neanche a Ruscello piglia niente nessuno. Allora, se trovo un qualcosa quando è finito la serata, mangiano, se no vanno a letto senza mangiare. Lo diciamo perché se ci fosse qualcuno che ci sta seguendo, che non fosse proprio della nostra zona, perché adesso sappiamo insomma che Teletruria sta allargando i suoi orizzonti, quindi ci guardano anche da un po' più lontano. Mauro Frosini è insieme a un bellissimo gruppo di amici organizzatore di questa festa che si fa a Ruscello nell'immediata periferia aretina, dove veramente si raccolgono migliaia di persone ogni sera, perché l'offerta che la festa di Ruscello riesce a dare non è solo un'offerta dal punto di vista culinario, diciamo così, gastronomico, ma anche un'offerta di grandi spettacoli, di grandi serate in allegria, e quindi insomma fate sempre tanto bene per tutta la comunità, e quindi un invito alla prossima festa a Ruscello, che sarà a luglio, giusto? A luglio. Bene, a luglio... Poi a... per arrivarci ci si arriva bene, siamo a 2 chilometri dall'uscita del casello di Arezzo. A 2 chilometri dall'uscita, quindi anche col calesse... Sì, non ci sono, poi ci vado a pigliare lì, ho capito. Beh, quindi il signore che ha chiamato Matteo, se lo vogliamo informare, che col calesse può andare ovunque. Può andare anche alla festa del Teletruria. No, ma poi questo, Ilaria, è un calesse che lo puoi mettere da tutte le parti, lo puoi mettere in un salone, lo puoi mettere in un giardino, logicamente al riparo, sta bene da tutte le parti. Bene, certo. Ilaria, diciamo anche altre due cose, ci siamo dimenticati di dire che ovviamente tutto troverete su Piazza Grande, che ovviamente è uno dei nostri compagni di viaggio, come intitolata anche la nostra trasmissione, che gli oggetti che non saranno venduti stasera, sbagliando, se non li comprate fate un grosso errore, ma comunque li ritroverete in vendita sempre su Piazza Grande. Seconda domanda, mi chiedono sui fossili. Oh, mi chiedono che tipo di fossile è e se più o meno si può sapere di che periodo è questo fossile. Questa è una domanda super tecnica, mi rendo conto che... Io provo a parlarne con Gabriele, ma credo che la domanda sia abbastanza insidiosa, Gabriele, sì, è difficile. Anche perché non sono un grande esperto di fossili. In realtà io è stato, passatemi il termine, un ritrovamento durante dei lavori agricoli. Sì. Praticamente stavo rifacendo l'orto. E hai avuto questa sorpresa? Ho avuto questa sorpresa qui. Bene. Però Matteo Giusti, qui potresti intervenire un po' anche te, perché so che sei stato un collezionista di questo genere di cose, quindi magari ci puoi dare qualche indicazione. Mi fai fare un salto nel passato di 30 anni fa, quando ero veramente piccolo, diciamo 30, sono di più, però facciamo finta di essere giovani, in cui, allora io ti dico che quel fossile dovrebbe essere un ammonite, non vorrei sbagliarmi, non so se è un fossile vero e proprio, se è il calco del fossile che viene estratto dalla roccia, quindi è un fossile di dimensioni abbastanza grandi, quindi certo. È un bel pezzo sicuramente, quindi io consiglio per chi è appassionato di acquistarlo, perché 100 euro... sempre considerando che stiamo parlando di una serata con una buona parte di beneficenza, è sicuramente un prezzo buono, un buon prezzo sia per chi compra che per chi vende e soprattutto per noi che facciamo del bene. Ilaria,
accanto a te c'è anche un partecipante di MasterChef. Ma infatti, guarda, io di Gabriele ha fatto MasterChef 4. Sono quasi sicura che qualcuno da casa sta dicendo: ma dove l'ho visto questo tizio? Questa faccia non mi è nuova. Questa faccia non mi è nuova. Allora, raccontaci un po' della tua esperienza con MasterChef, che so che anche soltanto l'approdo a MasterChef è stato un'esperienza divertente, perché in realtà l'hai fatto involontariamente. Beh, è nato quasi tutto per scherzo, praticamente. Sì. E poi da scherzo è diventato un lavoro, mi ha cambiato praticamente la vita. Io precedentemente sono stato dirigente d'azienda. Sì. Poi dopo, per vicissitudini, non lo ero più, ero in un momento di fermo, diciamo. Sì, come succede a molte persone. E per scherzo mi hanno iscritto a questa trasmissione. Chi è stato? Gli amici? Sono stati degli amici, sì. E la cosa particolare è che mentre stavo facendo la spesa in un supermercato, mi arrivò una telefonata dalla redazione e non ci credevo praticamente, pensavo mi stessero prendendo in giro. Invece poi dopo è nata un'avventura che mi ha portato a diventare un cuoco professionista. E quindi è stata anche un po' una svolta per la tua vita, sì, personale, perché da trovarsi, diciamo così, senza lavoro a ricominciare, no? una nuova esperienza, arricchire anche il proprio bagaglio. Sapevo abbastanza cucinare, un po' come tutti, avevo un po' di passione di cucina eccetera, però da lì a diventare un professionista, insomma, un po' ce ne corre, no? Bene, e quindi insomma è stata un'esperienza positiva, direi, da tutti i punti di vista. Anche dal punto di vista umano, ho avuto modo di conoscere belle persone, poi facendo eventi ho avuto modo di conoscere altrettante belle persone, di girare l'Italia, insomma. Bene, è stata quindi una bella esperienza. Vedi che la televisione fa anche qualcosa di buono, Finalmente, allora, se no sempre soltanto negativamente. Io ho un sacco di telefonate, infatti spesso ogni tanto seguo e non seguo quello che dicono i nostri ospiti, purtroppo, perché... Che ti dicono da casa, Matteo? Ma allora, c'è tanta curiosità un po' per tutti gli oggetti. Ora, l'ultima chiamata, era un signore, dalla voce onestamente non gli ho chiesto l'età, ma sembrava un po' anziano. E lui, per lui, questo Landini a testa calda, era una cosa mitica. Con e la testa m'ha detto, calda mi inviti a nozze. Io mi ricordo, erano bellissimi questi trattori, eccetera, eccetera, eccetera. Però onestamente non mi ha detto che voleva comprare il pistone, ti dico la verità. Però diciamo che lui gli è piaciuto questo rimmergersi e ritrovarsi in una vita contadina passata di ormai di un secolo fa, quasi del secolo scorso, però veramente tanto interesse, e mi ha detto che lui ha capito che questo è veramente un pezzo da collezione. Allora, noi di questo non avevamo dubbi, perché ovviamente ci siamo informati prima di accettare questa proposta del dottor Ferrini. Io ho detto dottore quando l'ho presentata e lo diciamo subito, il dottore è un odontoiatra. Come mai questa passione per questi pezzi così particolari? Sì, un po' è per condizioni di famiglia, poi per il rispetto per questo tipo di motore e per il motore in genere, perché non ci scordiamo che il motore è stato quello che ha alleviato la fatica dell'uomo. Infatti Barzante e Matteucci, quando depositano all'Accademia dei Gergofili, perché ancora non c'era l'Unità d'Italia, non c'era un ufficio brevetti, nel 1853, dicono proprio che questo deve servire ad alleviare la fatica dell'uomo. Infatti proviamo un attimo a pensare di togliere dal mondo il motore, che non esistono più motori, non esiste più motore nel mondo. Saremmo inguaiati. Saremmo tutti con il calesse di Mauro Frosini. Già, ma col calesse, cioè noi quando siamo stati per esempio su come Camae, ecco il club. Diciamolo che esiste. Il club che io rappresento, club. Anche qui, il club di amatori, macchine agricole d'epoca. E noi, ecco, qui c'ho anche il gagliardetto. Anche lo stemmino. Lo stemmino, ecco. Con il motto nostro, che è... deriverebbe dal motus est vita, sì, di Aristotele. Sì, motor l'abbiamo, est noi l'abbiamo cambiato in motor est vita. Una finesse. Bene. Perché, ecco, perché da qui questo oggetto qua, un pistone, fa un miracolo. E cioè quello che poi ispirerà anche la mente di Einstein. Questo oggetto trasforma la materia in energia. E è quell'energia che serve per andare avanti nel mondo, che serve per lavorare, che serve per togliere anche la fame del mondo. Questi sono stati i primi oggetti che sono serviti all'uomo per lavorare e quindi dare il sostentamento che serve,
che serve e che nello stesso momento libera l'uomo da quella fatica bestiale che lo rendeva simile alla bestia. È vero. Diciamo che... Allora, poi io ho sempre il compito ingrato di bloccarti, ecco. Ilaria, perché purtroppo siamo fuori. Stavo per dire una cosa romantica, no, va bene, la dico tienila, dopo. Tienila, la dico forte, perché fra pochissimo ritorniamo, e pochi minuti di pubblicità, e vi aspettiamo sempre qui a Piazza Grande.